abbastanza bravini, no? Chi è stato invece decisamente bravo, anzi bravissimo, è stato il concorrente che è riuscito a vincere. Essere o non essere, questo è il problema. Se sia più nobile per l'anima tollerare gli oltraggi e i colpi dell'ingiusta fortuna, o impugnare le armi contro un mare di dolori e affrontandoli finirli. Che male alla rotula! Allora ci dice il titolo della. La prima, le palle. Ma i bambini sì. Con cosa giocano? Con le palle, quindi. No, va bene. Mi levo gli occhiali, ecco, sì. Così sono più affascinante. Per le palle. Senta, signore, le chiedo scusa, però io mi devo anche cautelare. Lei no, mi deve scusare. Guardi, non ecco. C'è niente di scurrile. Ecco, no, cioè, no. Noi non siamo compromessi, no. Ecco. Signore. C'è un sottinteso. Insomma, cose così. Io, senta, questa poesia l'ho già recitata, sì. Pure a una suora gli è piaciuta. Allora, le palle. Parlare delle palle è un argomento strano. Ci sta la palla a volo e ci sta quella a mano. Mentre i calciatori adoperano il pallone che manda in visibilio tantissime persone. Per trovare uno spunto, io quasi mi confondo, poiché la palla è antica come antico è il mondo. Sono fatte di gomma, di plastica, di legno. A chi le costruisce non manca un certo ingegno. Quanta la dimensione? Son grandi e son piccine. Per non dimenticare le palle mascoline. Quelle son delicate. La morte. Oh, se al mondo tutti si pensasse che prima o poi arriva anche la morte, saremmo certamente un po' più buoni e ci sarebbe meno fannulloni. Se si pensasse che dopo la morte tutti faremo poi la stessa sorte, quando i vermi arriveranno a frotte a mangiare le nostre carni maridotte, anche se uno da vivo era potente, lì contro i vermi non potrà far niente. E aveva avuto forse tanta gente a lavorare per lui che non faceva niente. A che gli servirà ora il denaro contro quei vermi che sono a lavoro? Che ne farà ora della boria se solo i vermi canteranno vittoria? Poteva ora lui con i quattrini che forse aveva rubato ai suoi vicini pagare quei vermi perché non ci fosse anche per lui quella cattiva sorte? No, non poteva, ora lo sapeva e si pentiva forse amaramente di aver fatto del male a tanta gente. Grazie. Signore, alta, signore. L'argomento forse ha scosso un po' tutti, hanno fischiato perché magari avevano le mani impegnate a toccare ferro, legno, eccetera. Ecco, è semplicemente per questo, signore.